Col Diretti Piemonte, dal 1 gennaio i decreti salva spesa con l'obbligo in etichetta di indicare l'ingrediente principale per alcuni prodotti specifici. Movida torinese, il comune al lavoro su tre strade, è necessario rispettare il riposo, il divertimento e il commercio. Alessandria, soddisfazione per la raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari, con la terza edizione del concerto Note della Ricerca, in scena a teatro. Cinema, dal 26 novembre torna nelle sale Torino Film Festival, il direttore Stefano Francia di Celle ci ha presentato l'evento. Bentornati al consueto appuntamento con TG Monitor, l'informazione regionale di GRP. Dal 1 gennaio, per prodotti come il pomodoro, i formaggi, il riso e la pasta, sarà obbligatorio indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente principale. Arrivano infatti i decreti che salvano la spesa, spiega Col Diretti Piemonte. L'annuncio arriva dal 19° Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. Sentiamo. I decreti che salvano la spesa, lo comunica Col Diretti Piemonte, sono arrivati. Presidente, cosa vuol dire? A fine anno scadono i decreti ministeriali che garantiscono l'origine in etichetta per tutta la filiera dei formaggi, per il riso, per il grano e quindi per la pasta e poi per la filiera del pomodoro. Abbiamo ottenuto finalmente un impegno importante del governo di prorogare questi decreti, quindi nel 2022 continueremo ad avere l'origine obbligatoria in etichetta. Questo è un passaggio fondamentale per i cittadini, ma lo è anche per gli agricoltori, perché grazie alla trasparenza si è accresciuta la domanda di prodotto italiano e questo sta iniziando finalmente a dare positività in termini di prezzo. È una battaglia che continua, la proroga è fondamentale, questo decreto interministeriale è stato già firmato dal ministro Patuanelli, oggi è alla firma dei ministri Giorgetti, Sviluppo Economico e Speranza Salute, e a questo punto noi abbiamo la garanzia di proseguire con questo percorso in attesa che questo dibattito arrivi compiutamente a Bruxelles per far sì che le regole italiane diventino regole europee, quindi che in tutti i paesi ci sia la stessa trasparenza che abbiamo costruito in Italia grazie all'azione di Coldiretti. Cosa vuol dire? Si saprà da dove arriva, ma anche cosa contiene? Si saprà finalmente qual è l'origine, ad esempio si continuerà a sapere, perché ad esempio sul latte siamo riusciti ad ottenerla a partire dal 2016, ad avere l'origine in etichetta del latte in tutti i prodotti lattiero-caseari, quindi in uno yogurt, in un formaggio fresco, in un formaggio stagionato. È un passaggio importante perché noi leggiamo sulle confezioni l'origine del latte, quindi se il latte è stato munto in Italia oppure in un altro paese europeo oppure in un paese extraeuropeo, dove è avvenuta la trasformazione da latte a formaggio o da latte a yogurt, tant'è qui qual è il paese. Quindi sono elementi fondamentali e poi quando tutti questi elementi sono avvenuti in Italia noi leggiamo una scritta semplicissima: origine del latte, due punti, Italia. E questa è la certezza che la filiera sia completamente in Italia. Idem avviene per il riso, dove abbiamo il paese di coltivazione del riso e il paese di trasformazione, quindi in cui il riso è stato lavorato e confezionato. Anche qui, se le due fasi sono in Italia, origine del riso Italia è la scritta che dobbiamo cercare per comprarci un 100% di riso italiano. Abbiate fiducia nel futuro. Questo è il messaggio che l'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, manda ai lavoratori torinesi. Il mondo del lavoro, soprattutto in alcuni settori, è stato infatti tra i più colpiti anche dalla crisi pandemica. Sentiamo. Monsignore, oggi è stata una giornata dedicata al mondo del lavoro, ai lavoratori, un momento sempre comunque anche di riflessione. Sì, un momento di riflessione perché il lavoro è diciamo, la parte fondamentale della società. Senza il lavoro non si può avere un futuro, non si può avere quindi anche la possibilità di mantenere la propria famiglia e così via. Però ecco, il lavoro certamente in questo momento è in crisi, c'è una grossa difficoltà, soprattutto qui nel Piemonte e a Torino. Io mi auguro che tutto questo possa essere superato perché le competenze ci sono, la qualità c'è,
però capita, ecco, di trovarsi di fronte a situazioni che sembrano irreversibili, soprattutto quella dell'embrago. Quest'oggi non c'è solo l'embrago, ci sono anche tante altre, dovrebbero esserci, imprese che io ho seguito, ecco, in questi anni e che hanno trovato anche magari una soluzione. Ma l'embrago, essendo 4 anni che stiamo, ecco, battendo in ogni modo e a tutte le porte, ma per adesso non ci sono ancora, ecco, situazioni positive. Io mi auguro che ci siano, e penso che veramente senza l'aiuto e il sostegno anche del governo, io dico, è difficile poter affrontare queste situazioni. Mi auguro che il governo, soprattutto il ministero, che io ho cercato di sensibilizzare al massimo, possa dare una risposta positiva. Il suo messaggio al lavoratore oggi, ai lavoratori. Il mio messaggio è quello di avere comunque fiducia, fiducia e speranza, perché il mondo del lavoro, soprattutto qui a Torino, ma anche nel nostro paese, ha sempre avuto, diciamo, dei momenti difficili, però è sempre riuscito a superarli, perché c'è una capacità, ecco, imprenditoriale, anche oltre che anche dei lavoratori stessi, e quindi io mi auguro che la cosa vada in porto e dico a questi nostri lavoratori, non abbiate, ecco, sfiducia, ma abbiate invece fiducia in quello che potrebbe essere una soluzione che magari dall'oggi al domani può anche arrivare. Andiamo adesso a vedere la situazione coronavirus in Piemonte. Sono 372 nuovi casi positivi comunicati dall'unità di crisi della regione, di cui 248 asintomatici, 3 le nuove vittime nelle ultime ore. Il tasso di positività in base ai tamponi processati scende allo 0,8%. Sono 3 i nuovi ricoverati in terapia intensiva per un totale di 30, mentre aumentano di 24 i ricoverati negli altri reparti ordinari, dove in totale sono 337. Aumentano le persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 7.390. Un anno fa l'impatto della pandemia in Piemonte era 10 volte più alta. Siamo andati a sentire il direttore generale dell'ASL della città di Torino per parlare dell'andamento della pandemia. Sentiamo. Dal confronto dei dati Covid dell'ultimo mese rispetto allo stesso periodo del 2020 emerge in modo chiaro che l'impatto del virus in Piemonte un anno fa era 10 volte più alto per numero di contagi e ricoveri ospedalieri. Un impatto ancora più impressionante lo si evidenza sulla mortalità, passata dai 1.522 decessi registrati nel mese a cavallo tra ottobre e novembre 2020 ai 60 nello stesso periodo di quest'anno. I contagiati sono passati dai 95.254 di allora ai 9.965 di oggi, mentre il numero medio di posti letto occupati di terapia intensiva da 227 a 21 e di degenza ordinaria da 3.297 a 216. E proprio sull'andamento epidemiologico il direttore generale dell'ASL di Torino, Carlo Picco, traccia un bilancio della situazione attuale. Siamo nettamente la prima grande regione per somministrazione di terza dose, stiamo accelerando molto. Il generale Figliuolo ci ha dato l'opportunità di cominciare già ad abbassare le fasce di età, noi andremo sicuramente in quella direzione. Il quadro è ovviamente in incremento come da tutte le parti d'Europa e del mondo, ma sicuramente il Piemonte e in particolare la città di Torino sono una delle aree a livello europeo, ma credo mondiale, dove il contagio morde di meno in questo momento. Sicuramente noi abbiamo messo in campo tutto quello che si poteva fare, qua siamo al Dirmei, abbiamo le centrali Covid, abbiamo tutte le centrali operative, abbiamo una grande opera di tracciamento, facciamo 60.000 tamponi al giorno in regione e credo che tutto questo ci abbia senz'altro aiutato. Continuano le polemiche sulla decisione del liceo torinese Cavour di utilizzare per tutte le comunicazioni collettive e individuali, esterne o interne, dalle circolari
agli eventi, l'asterisco alla fine delle parole al posto del maschile o femminile. Una decisione presa dal consiglio di istituto riunito per una persona che nel precedente anno scolastico stava cambiando sesso, che ha deciso di aderire a Noi Siamo Pari, progetto del MIUR per la lotta alle discriminazioni. La scuola, famosa per aver avuto tra i suoi allievi numerosi personaggi illustri, da Luigi Einaudi a Guido Cozzano, da Cesare Pavese a Giulio Carlo Argan, è così diventata motivo per discutere sull'utilizzo della lingua in relazione anche ai cambiamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni. Le generazioni che frequentano adesso le superiori sono molto avanti, c'è una grande sensibilità verso questi temi e la risposta è stata estremamente positiva. Abbiamo formalizzato all'interno di un regolamento quello che loro vivono nella quotidianità, racconta il preside Vincenzo Salcone. La nostra Costituzione vieta le discriminazioni, incluse quelle sul sesso. Non abbiamo fatto niente di rivoluzionario se non dare attuazione al trattato costituzionale nelle nostre normative interne. Esiste un modo per non discriminare che non storpia l'italiano. In questo la scuola dovrebbe dare l'esempio, non cedere ai provvedimenti ideologici che peraltro, anziché difendere l'identità di ognuno, l'annientano. Augusta Montaroli, parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, annuncia così l'intenzione di scrivere al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi per un approfondimento sulla decisione del Cavour di Torino, storico liceo classico del capoluogo piemontese, di inserire l'asterisco alla fine delle parole studenti e ragazze nelle comunicazioni scolastiche. Sulla vicenda ha preso posizione anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Un conto è il rispetto, altro conto è una folle corsa verso il niente. Basta, queste le parole di Salvini. Si sta lavorando sulla movida in comune a Torino, diritto al riposo, al divertimento e verso chi nel mondo della vita notturna ha fatto investimenti. Sono questi tre temi da tenere insieme, hanno spiegato Carlotta Salerno, assessore alla rigenerazione urbana, e Stefano Lorusso, sindaco di Torino. Sentiamo. La delicatezza del tema è nota alla Giunta anche rispetto ai trascorsi, anche il livello di complessità e di, in qualche modo, la situazione di emergenza. Riteniamo che l'unico modo di affrontarlo in maniera compiuta, oltre che con la collaborazione ovviamente sempre dei cittadini, dei territori e delle circoscrizioni, sia quello di fare un lavoro sinergico di giunta che tenga in conto tutti gli elementi che entrano in gioco quando si parla di divertimento e animazione notturna, quindi la componente giovanile, la componente del desiderio al divertimento, del diritto al riposo, della parte commerciale, quindi ovviamente la parte di controllo del territorio e sicurezza. In un'ottica di valorizzazione e di rigenerazione urbana, quindi cercando di contemperare tutte le esigenze e lavorando in maniera concreta secondo ogni specifico delle competenze di giunta. C'è un tema di sinergia tra tre fondamentali questioni, lo diceva l'assessore Salerno. Il primo è il diritto al riposo. E quindi c'è un tema di compatibilità della vita notturna con chi in questa città deve dormire. Il secondo elemento riguarda il diritto al divertimento, perché la nostra è una città che vuole essere giovane, vivace, attrattiva e certamente una città che deve offrire opportunità. Il terzo elemento è quello di chi nel mondo della vita notturna, la chiamerei così perché a me il termine movida piace poco, ha fatto investimenti ed è giusto, come dire, che possa trovare. Quindi noi dobbiamo tenere insieme queste tre cose. C'è il tema del controllo dell'ordine pubblico e questa è la ragione per la quale è un tema che non si affronta sfogliando una foglia per volta. Questo tema si affronta in un'ottica sistemica. Allora, forse dandosi un metodo diverso, che è quello di individuare un meccanismo di collaborazione tra assessori, strutture comunali e, aggiungiamo, gli altri enti, perché ovviamente l'assessore Pentenero ha anche la delega alla sicurezza, siede per quello che riguarda la città di Torino, in nostra rappresentanza, al tavolo per la sicurezza in prefettura, quindi c'è un tema anche di coinvolgimento delle altre forze dell'ordine. Crediamo di poter in qualche modo individuare un sistema che da un lato risponda nel breve all'emergenza, ma è del tutto evidente non ci possiamo limitare a rispondere nel breve all'emergenza, cioè occorre dare una risposta immediata e poi avere una programmazione di lungo periodo. È difficile perché questo è un tema che sappiamo bene, si è radicalizzato e si è in qualche modo un pochino incancrenito. Una breve pausa ora, tra poco restate con noi. Bentornati in studio, seconda parte di TG Monitor. Grave incidente stradale nel Cuneese stamattina sulla strada provinciale 8
che da Venasca conduce a Piasco, all'altezza della località Pilone Rocche. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sul posto, con una squadra di Saluzzo e i volontari di Venasca, nello scontro tra tre auto è morta una persona e altre due sono rimaste ferite, una in modo grave. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere la strada al transito. Uno dei due feriti è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. Treno, limone, tenda. Saranno gratuite 12 corse quotidiane tutti i giorni della settimana. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi hanno spiegato un aiuto per tutti coloro che si devono muovere nella valle durante la settimana e anche per il comparto turistico che può così attirare gli sciatori nel fine settimana. Sentiamo. Mentre si attende la riapertura della tratta ferroviaria Limone-Ventimiglia prevista per Natale, a partire già dal 12 dicembre saranno introdotte 6 coppie di treni al giorno sulla tratta Limone-Tenda per un totale di 12 corse quotidiane. La Regione Piemonte inoltre si farà carico della gratuità del biglietto per tutti i passeggeri. Abbiamo voluto dare un aiuto concreto, hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabù. Ad un territorio gravemente danneggiato dall'alluvione Alex nell'ottobre 2020, dove i paesi sono rimasti isolati a lungo proprio per la mancanza di collegamenti sia stradali sia ferroviari e ancora oggi soffrono per una situazione che certamente penalizza la mobilità. Come annunciato nelle scorse settimane, la tratta Limone-Tenda sarà gratuita per tutti i passeggeri. Abbiamo tenuto fede all'impegno preso, facendoci carico del costo del biglietto sia per chi si deve muovere nella valle per lavoro, sia per chi per esigenze personali desidera raggiungere le località turistiche nel fine settimana, hanno evidenziato ancora il presidente Cirio e l'assessore Gabusi. Il territorio ha bisogno di risollevarsi e con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto in modo che questo inverno possa essere la prima stagione della ripresa che questi paesi meritano. Mancano pochi giorni all'inizio di Illuminatale 2021 e l'associazione Comitato Cugno Illuminata ricorda che fino al 28 novembre è ancora possibile iscriversi per diventare volontari e vivere l'evento a 360 gradi. Intanto sentiamo qual è lo spirito da cui ha avuto origine l'idea e quindi l'evento. Sentiamo. Cuno riaccende la speranza e si illumina. Parliamo di Illumina Natale. Beh, Illumina Natale è un'iniziativa che ci siamo sognati, diciamo così, un anno fa. Un anno fa, se pensiamo dove eravamo nel pieno del lockdown. Il numero delle persone positive, dei nuovi positivi ogni giorno in città era circa 100 persone. C'erano morti, c'era una situazione di chiusura di tutte le attività economiche, era davvero una situazione drammatica e pensiamo al Natale dell'anno scorso in cui le famiglie non si sono potute riunire, c'è stata incertezza fino all'ultimo se ci si poteva spostare o no, insomma è stato un Natale davvero difficile. E l'anno scorso ognuno di noi ha sognato di poter ritornare ad un Natale di familiarità, di amicizia, di un Natale in condivisione con i nostri affetti. E il Comitato Cuneo Illuminata ha raccolto questo desiderio, questa voglia di stare insieme e abbiamo insieme immaginato non di fare la manifestazione, l'evento estivo a cui tutti quanti eravamo in qualche modo abituati, ma di immaginare un percorso di avvicinamento al Natale, con caratteristiche diverse, ovviamente con un format diverso, non con lo spettacolo di luce e musica che tutti quanti conosciamo, ma immaginare un percorso di avvicinamento al Natale fatto di luci, di socialità, di spettacoli, di occasione di stare insieme. Da qui, da questo desiderio, è nato questa manifestazione che inizierà l'8 di dicembre e durerà fino al 6 di gennaio. L'8 di dicembre si inaugurerà in un abbraccio ideale tra Cuneo, Limone, Brelsa, Orge, La Brighe e Tenda, quindi uniamo un territorio che è il territorio che è stato colpito dalla tempesta Alex. Abbiamo un programma ricchissimo con spettacoli, mercatini di Natale, iniziative per i bambini, per i ragazzi un po' più grandi, di scoperta della nostra città, di valorizzazione, insomma tutto quello che è l'idea, la filosofia di
di Cuneo Illuminata è stata traslata e in qualche modo modellata sullo spirito natalizio. Un elemento che ci stava anche a cuore era creare un punto di aggregazione turistica per la nostra città, per il nostro territorio, per dare la possibilità ai nostri esercizi commerciali che tanto hanno sofferto durante la pandemia di poter avere insomma tante persone che vengono in città e vengono sul territorio e insomma dare anche a loro una mano che hanno patito tanti mesi di chiusura. In attesa di poter vivere gli spettacoli dal vivo e farsi travolgere dalle tante iniziative, in calendario anche alcuni grandi eventi di circo contemporaneo e teatro urbano con compagnie di fama internazionale. Il primo in programma per il giorno dell'inaugurazione vedrà protagonista il funambolo Andrea Loreni, che attraverserà Piazza Galimberti camminando su un cavo illuminato a LED lungo 100 metri e sospeso a 15 metri d'altezza. Sempre Piazza Galimberti ospiterà sabato 11 dicembre il grandioso spettacolo musicale acrobatico sospeso, Les Maudits Sonnants, della compagnia francese Transexpress. Per il gran finale di giovedì 6 gennaio un enorme quadrato sarà sollevato a 50 metri d'altezza nel cielo di Piazza Galimberti, sempre. Sopra, 5 danzatori e trapezisti si esibiranno in uno spettacolo aereo italiano incredibile. A fine mese, il 27 e 28 novembre, debutta nella nuova veste nazionale la Fiera del Tartufo di Asti, presentata questa sera nel Teatro Alfieri. Il tartufo, ha detto Lorella Bologna, assessore comunale al turismo, deve essere venduto come prodotto turistico, raccontando tutto ciò che ruota attorno, compreso l'impegno nella tutela ambientale e il ruolo che i tartufi, per la loro stessa natura, hanno nella transizione ecologica. Asti, infilo diretto con Alba, la cui Fiera del Tartufo è da anni riconosciuta come internazionale. Abbiamo iniziato la sinergia 3 anni fa, ha ricordato Liliana Allena, presidente dell'ente Fiera d'Alba, creando uno spin-off nella nostra rassegna d'Asti. Oggi il Tartufo di Alba è conosciuto in tutto il mondo e porta al territorio una ricaduta importante non solo ad Alba e nelle Langhe, ma fino ad Asti e Torino. Con la presentazione della kermesse in teatro sono stati consegnati i riconoscimenti ai patriarchi astigiani delle terre del tartufo e dei grandi vini. Sono testimoni, ha detto in un videomessaggio il vice ministro dell'economia Gilberto Pichetto, di esperienze che vanno custodite, tramandate con l'orgoglio di aver individuato persone eccezionali che hanno dedicato la loro vita alle nostre terre, hanno custodito la tradizione, creato valore e grandi imprese. Grande soddisfazione dagli organizzatori delle Note della Ricerca, un concerto allestito per la sua terza edizione al Teatro Alessandrino e condotto da Antonella Clerici. Obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca sui tumori rari, tra cui il mesotelioma. Protagonista il FAC Cancer Choice, composto anche da pazienti, medici e volontari dell'azienda ospedaliera Alessandrina. Sentiamo. La musica non si ferma ed anche la ricerca sul cancro non si ferma. Con questo bel post sul loro profilo Facebook, gli organizzatori del concerto di beneficenza di sabato scorso al Teatro Alessandrino sulle Note della Ricerca ringraziano tutti per la buona riuscita della serata. Li abbiamo sentiti poco prima del concerto. Siamo molto emozionati anche perché questa è la terza edizione di un concerto che è già stato fatto, ma per la prima volta organizzato dal FAC Cancer Choir, che è il nostro coro di pazienti oncologici, di loro familiari e anche di operatori sanitari. Quindi siamo assolutamente emozionati anche perché appunto era già un bel po' di tempo che volevamo farlo, ma non riuscivamo mai a organizzare per via del Covid. La ricerca è fondamentale, specialmente in alcune patologie in cui la ricerca è un po' meno avanzata perché ci sono pochi fondi, come per esempio quella sui tumori rari. E quindi sì, questo concerto sostiene progetti di ricerca di Solidal per la ricerca, per il mesotelioma e della LID di Alessandria per i tumori cutanei. Vogliate ringraziare qualcuno? Perché siete tanti, ma qualcuno va citato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato, che ci sosterranno con il loro entusiasmo e il loro affetto, tutti, sono troppi da citare. La ricerca sui tumori rari, perché è importante fare ricerca in questo campo? È molto importante perché sui tumori rari ci sono pochissimi investimenti da parte delle case farmaceutiche e quindi quello che possiamo fare noi sul nostro territorio, dove alcuni di questi tumori rari purtroppo sono molto frequenti, un esempio è il mesotelioma, può veramente aiutare a cambiare le cose non solo localmente ma anche a livello nazionale e internazionale. E noi siamo veramente molto impegnati in questo campo, soprattutto sull'ottimizzazione
evoluzione delle terapie, ovvero trovare il modo per offrire la terapia giusta al giusto paziente. Cantando tiriamo fuori anche le cose negative quando si parla della malattia, perché la maggior parte di noi siamo malati. Qual è la canzone che le piace di più cantare? Se bruciasse la città è una delle mie preferite. Una breve pausa ora, tra poco restate con noi. Terza parte di TG Monitor, bentornati in studio, parliamo di sport. Si sono conclusi ieri sera gli ATP Finals 2021 che si svolgeranno a Torino fino al 2025. In finale il tedesco Alexander Zverev ha battuto agevolmente il russo Medvedev 6-4, 6-4. Il tennista teutonico numero 3 al mondo sabato sera aveva eliminato il numero 1 del tabellone Djokovic, ma il grande tennis a Torino continua. Nel fine settimana infatti ci sarà la Coppa Davis in cui l'Italia affronterà Colombia e Stati Uniti. Abbiamo chiesto al telecronista e giornalista Fabrizio Ferrero, che ha seguito quotidianamente gli ATP Finals per Mediaset, di tracciarci un bilancio dei tennisti italiani e di raccontarci come i torinesi hanno vissuto questa grande kermesse mondiale. Gli ATP Finals dell'Italia, dei torinesi e comunque dei tennisti italiani, due anche se spalmati, uno al posto dell'altro, hanno tenuto alta la bandiera sia Sinner ma anche Bagattini. Eh sì, è proprio così, anche perché comunque è un record il fatto che ci siano stati due italiani in una finale ATP, in quello che una volta si chiamava Master. Al massimo ce n'era stato solo uno, è successo per tre volte, l'ultima volta era il caso di Berrettini nel 2019. Quest'anno Berrettini si è qualificato con grande anticipo, è il numero 7 al mondo, è stato il sesto del seeding, quindi comunque vuol dire che un ottimo risultato, e Sinner era la prima riserva. Berrettini ha fatto una bella figura finché si è infortunato con Zverev, avrebbe potuto sicuramente qualificarsi per le semifinali, e Sinner è stato anche un po' sfortunato perché se avesse sostituito Tsitsipas e non Berrettini, forse in quel girone poteva anche ritagliarsi uno spazio per qualificarsi per le semifinali. In ogni caso è stato un record. Sinner ha 20 anni, questo va detto, è un tennista che ha il futuro nelle proprie mani, ha fatto una partita straordinaria con Medvedev anche dal punto di vista mentale, perché ha perso 6-0 il primo set, forse perché anche sapeva di non poter più qualificarsi, perché la vittoria di Zverev l'aveva tagliato fuori già nel pomeriggio, ma lì poi ha saputo dimostrare anche qualità mentali, perché dopo quella batosta anche un toro sarebbe probabilmente rimasto per terra, invece no, lui ha reagito, ha vinto il secondo set al tiebreak, ha avuto due match point nel terzo e decisivo set, non li ha sfruttati, e col numero due al mondo, campione in carica, si è giocata fino all'ultimo punto. Insomma, è un trionfo per l'Italia, anche se l'Italia non è arrivata in semifinale, e sicuramente è un'Italia che nel futuro, e le ATP Finals rimarranno a Torino per altri 4 anni, potrà dire la sua parte da protagonista. E poi i tifosi torinesi del tennis ci hanno preso gusto, vorrebbero più italiani, ma soprattutto vorrebbero Sonego, che è anche torinese. Certo, allora intanto i tifosi hanno fatto la loro parte, ha detto anche Sinner che lui è arrivato dove è arrivato perché i tifosi lo hanno portato lì, e i tifosi sono i torinesi, per qualcuno considerati freddi, invece ha dimostrato sul campo di essere caldi e molto caldi. C'era il classico po-po-po-po che abbiamo sentito nelle partite di calcio, l'abbiamo sentito anche allo stadio del tennis, e come dicevi, poi immagina uno come Sonego, che già un giocatore che attira il pubblico dalla sua parte, è uno che scatena la folla, in una finals, in casa sua, col tifosi del, magari anche del Torino, perché lui è tifoso del Torino, quindi magari tifosi di Granata, io credo che veramente si creerebbe un clima da stadio, che forse non va bene per i puristi del tennis, ma certamente può essere un'arma in più per trascinare gli italiani. E comunque Sonego quest'anno ha chiuso numero 27 al mondo, è stato stabilmente nella top 30, e se farà il prossimo anno una stagione di alto livello, ricordiamo che si considerano solo i risultati della stagione, quindi il prossimo anno si ricomincia da zero, ecco, Sonego potrebbe anche ritagliarsi uno spazio e chissà anche conquistare un posto, che poi è il suo sogno per le finali, cioè entrare nei primi 8. 6 vittorie in 7 partite, questo è il bilancio di Basket Torino finora nel campionato di Serie A2. Ecco perché la sfida contro Pallacanestro Udine, che ha gli stessi punti di Torino, sarebbe stato un test importante per la squadra di coach Casalone. Ma la partita è stata rinviata a causa della positività al Covid di alcuni giocatori e membri dello staff udinesi. Fabio Milano ha chiesto a Nicolò De Vico, alla piccola di Basket Torino, di fare un bilancio di questo inizio campionato e di tracciare le prospettive per la stagione dei cestisti torinesi. Sentiamo.
Incomincia oggi una nuova settimana di lavoro per la Reale Mutua Basket Torino. Domenica prossima, infatti, i cestisti torinesi di coach Edoardo Casalone affronteranno in trasferta gli Stings di Mantova. Sentiamo le impressioni proiettate appunto alla sfida di domenica prossima di Nicolo De Vico. Questo weekend non abbiamo potuto giocare. Speriamo di non tornare nella situazione Covid che abbiamo vissuto gli scorsi anni e che sia stato solamente un passaggio. Eravamo carichi, avevamo preparato la settimana al meglio, quindi la partita andavamo a giocarci una partita importante contro una delle squadre più forti del campionato e toccherà aspettare. Abbiamo fatto già un piccolo assaggio in precampionato, io non ho giocato, però si era visto già un buon basket fisico con una grande intensità e quindi aspetteremo quel momento. Siete partiti benissimo, anche se solo inizio stagione, siete partite 6 vittorie, 12 punti. Ti aspettavi una partenza così lanciata della Reale, al di là delle più rosee aspettative, soprattutto tu in particolare, perché sei partito veramente bene? Ma ci speravo, se si guarda la classifica, comunque abbiamo vinto contro squadre che sono nell'ultima parte di classifica e quindi adesso abbiamo un filotto di partite toste, impegnative, contro squadre che ci metteranno sicuramente in difficoltà. Adesso starà a noi dimostrare ancora il nostro stato di forma, il nostro entusiasmo e vincere queste altre partite che ci mancano. È un campionato lunghissimo, quindi fare previsioni o pensieri adesso assolutamente non mi pongo neanche il problema. Però partita dopo partita stiamo giocando un buon campionato, possiamo migliorare assolutamente ancora tantissimo e quindi sono fiducioso. Calcio Serie A, il Torino ha conquistato in casa 10 dei 14 punti che ha in classifica e quando non ha vinto tra le mura amiche ha comunque giocato ottime partite. Ecco perché nell'ambiente granata c'è grande fiducia per la partita di stasera contro l'Udinese. Belotti partirà titolare supportato dalle sottopunte croate Brecalo e Piasa. A centrocampo rientra Pobega, in difesa ballottaggio Izzo Zima per sostituire Gigi. La partita inizierà alle 20.45 e GRP seguirà durante la puntata Orgoglio Granata. GRP la seguirà allungata di un'ora per commentare anche il post partita. Dunque diretta dalle ore 20.30 alle 23.30. Tra gli ospiti la leggenda granata Natalino Fossati e il direttore del Museo del Toro Domenico Beccaria. Juventus invece in campo domani sera a Londra contro il Chelsea, campione d'Europa. In palio il primo posto nel girone. Sentiamo. La vittoria accolta a Roma contro la Lazio, unita alle sconfitte delle due capolista Napoli e Milan, rendono la vetta della classifica meno lontana per la Juve e danno quindi un po' di morale in più per affrontare un torneo nazionale iniziato malissimo. Certo, il primo posto è distante comunque ancora 11 punti, non uno scherzo, e l'obiettivo principale al momento non è certo lo scudetto, ma il quarto posto, che ora è occupato da quell'Atalanta di Gasperini, altro ex di turno dopo Maurizio Sarri, che sarà ospite dei bianconeri sabato prossimo allo Stadium e che vanta 4 punti di vantaggio su Bonucci e compagni. Uno step alla volta, quindi, è la parola d'ordine che risuona alla Continassa. Domani, tra l'altro, è tempo di rituffarsi in Champions League. La Juve sarà ospite dei campioni d'Europa del Chelsea, già battuti all'andata a Torino, con un gran gol di Federico Chiesa. Finora il cammino europeo dei torinesi è stato quasi perfetto. 4 vittorie su 4 partite, 9 reti all'attivo, solo 2 al passivo. Qualificazione agli ottavi già raggiunta con 2 turni di anticipo. Solo Bayern Monaco, Ajax e Liverpool hanno ottenuto ad oggi lo stesso obiettivo raggiunto dagli uomini di Max Allegri. Il match di domani sera non vale solo per il primo posto nel girone, ma, dettaglio da non sottovalutare, anche per le casse societarie, visto che ogni vittoria Champions è pagata 2,8 milioni di euro dall'UEFA e il pareggio 930.000. In tempi di vacche magre economiche, grasso che cola. E poi c'è il capitolo immagine. Ottenere il risultato anche a Londra darebbe lustro al marchio Juve, messo a dura prova dall'addio di una star come Cristiano Ronaldo. Un discorso a parte merita l'infermeria. Gli infortuni muscolari si fanno sentire alle assenze di Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey.
Si è aggiunta all'Olimpico di Roma anche quella di Danilo, costretto a uscire dopo pochi minuti di gioco. Dybala invece dovrebbe tornare a disposizione, ma solo per la panchina. Inutile forzare i tempi, rischiando ricadute. Le occasioni per l'argentino non mancheranno. Tredicesima giornata del campionato di Serie B, mentre in vetta alla classifica Pisa e Brescia approfittano del pareggio a reti bianche tra Lecce e Frosinone. In coda i grigi allenati da Moreno Longo vincono la loro prima partita in trasferta a Ferrara. L'Alessandria può così finalmente portare a casa 3 punti d'oro al termine di un bel match con gli Spallini. Sentiamo. Giungono nel momento più opportuno i 3 gol di Ferrara dell'Alessandria. Prima Chiarello, poi Corazza e infine Arrighini stendono la spalla e gettano una gran bella luce sul prossimo cammino dei grigi in Serie B. L'autore del gol vittoria può così, insieme ai suoi tifosi, gustarsi tutta la soddisfazione di una fiducia ripagata. Fare gol nella categoria superiore fa sempre piacere. Tornare in campo uguale, come ho detto prima, stare fuori, comunque qualsiasi giocatore soffre a stare fuori, però vedevo comunque i miei compagni fare ottime prestazioni, io non mi rimaneva altro che insomma, lavorare bene in settimana e oggi che visti nella loro opportunità mi sono fatto trovare pronto. È una dedica speciale, oltre che per mia figlia e la mia compagna che comunque soprattutto in questo periodo mi sono sempre stati vicini, tengo a dedicare questo gol a mia sorella, perché ha iniziato purtroppo da 1 mese e mezzo a lottare contro un nemico brutto, quindi lei la sta facendo questa battaglia fuori dal campo, però siamo una famiglia forte, quindi supereremo anche questa. La prima vittoria dei grigi in trasferta, così viene commentata da mister Moreno Longo. Davvero un'ottima interpretazione, perché non era facile venire qui oggi contro una SPAL che voleva e doveva vincere anche lei a tutti i costi questa partita, quindi per noi e soprattutto nel nostro momento era una risposta importante che dopo tantissime buone prestazioni oggi finalmente ci vede andare via anche con i 3 punti, perché chi ci ha seguito sa benissimo con quanto rammarico siamo usciti su tanti campi, quindi oggi secondo me ci prendiamo una vittoria meritata senza aver rubato nulla su un campo difficile e ci permette di crescere sicuramente in autostima. Questa è una squadra che non dimentichiamocelo, ha 7 giocatori fuori, vedete, e sono 7 giocatori importanti. Ci fermiamo per una breve pausa ora, tra poco. Bentornati in studio, quarta parte di TG Monitor. Torna il Torino Film Festival finalmente nelle sale dal 26 novembre al 4 dicembre. Lavoriamo da un anno a questa edizione e abbiamo sempre sperato di poter ospitare il pubblico in presenza, spiegano il direttore e il presidente del Museo del Cinema Domenico De Gaetano ed Enzo Ghigo. Noi siamo invece andati a parlare con il direttore dell'evento, Stefano Francia di Celle. Sentiamo. Con 181 film, di cui 68 prime mondiali, 14 internazionali e 53 italiane, il 39esimo Torino Film Festival, in programma dal 26 novembre al 4 dicembre, è il primo festival cinematografico con il 100% di presenza nelle sale. E ci siamo immedesimati nel grande pubblico torinese che conosciamo tutti bene, che è appassionato di opere d'autore molto forti, che sperimentano nuovi linguaggi e che hanno e queste opere abbiamo tutti voglia di rivederle in sala. Quindi abbiamo puntato molto su sale, ci saranno più sale del normale in questa edizione. Abbiamo delle sale che grazie all'Associazione Cattolica Esercenti Cinematografici andiamo a Barriera di Milano col Monte Rosa, a San Salvario col Baretti, a Mirafiori col Teatro Agnelli, ma poi ci sono i nostri cinema, il Massimo, il Lux in centro, e avremo anche degli eventi speciali a Luci Cinema Lingotto, che è un nostro partner, e siamo molto contenti di questa dimensione diffusa metropolitana della manifestazione. Quante programmazioni avete quindi? Ah, abbiamo tantissimi film, 180, però non sono tutti lunghi, quindi i programmi si attestano sul centinaio. Tutti i film vengono replicati ovviamente in tutte le nostre sale e abbiamo anche delle puntate in luoghi particolari come il grattacielo di Intesa San Paolo. E vi siete soffermati su un tema in particolare? C'è un tema di una sezione che si chiama Noi e che secondo me caratterizza molto bene questa dimensione collettiva
collettiva della manifestazione, in cui vogliamo tenere insieme generi diversi, autori diversi, tutti accomunati però dal desiderio di sperimentare e di cimentarsi in un'arte che è in continuo rinnovamento anche grazie alle tecnologie nuove che avanzano, alle forme di fruizione nuove che in qualche modo vogliamo accompagnare, però continuando a essere fermi nella posizione di valorizzare la sala cinematografica, che è il cuore pulsante di tutta l'arte cinematografica. Archivissima, l'unica fiera in cui si possono ammirare i patrimoni racchiusi negli archivi italiani, tornerà in presenza a giugno insieme alla Notte degli Archivi. Siamo andati a sentire le anticipazioni. Archivissima, il Festival degli Archivi, un progetto che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia e si terrà dal 9 al 12 giugno 2022. Questa iniziativa permetterà di scoprire, raccontare ed approfondire i patrimoni culturali, le collezioni e la storia degli archivi. Quest'anno inoltre l'evento si svolgerà in maniera ibrida, con la possibilità di viverlo anche online. È stata presentata al Grattacielo San Paolo la Kermesse, che si svolge ormai dal 2016, con tema Change, il cambiamento. Archivissima è il primo festival italiano dedicato alla promozione e alla valorizzazione degli archivi storici. Nasce a Torino come evoluzione del format della Notte degli Archivi nel 2016 e nel 2018 è diventato un festival. Quindi quest'anno ci apprestiamo ad affrontare la quinta edizione del festival e la settima edizione della Notte degli Archivi. Il format nasce a Torino ma si sviluppa da un paio d'anni anche in tutta Italia, in particolare proprio la Notte degli Archivi, che riunisce in un'unica serata la possibilità di aprire e di far conoscere i propri patrimoni ai cittadini in tutte le altre regioni italiane. La prossima edizione si terrà quindi dal 9 al 12 giugno, iniziando con il 9, che è la giornata internazionale degli archivi, quindi ci colleghiamo ad un evento importante per la comunità. La notte degli archivi si terrà il 10 e il tema dell'edizione di quest'anno è Change, cambiamento, quindi una riflessione sull'importanza del cambio di prospettiva e del cambio di sguardo, che non è solo rivolto al futuro ma che riguarda anche il passato come spazio di possibilità, per cui i patrimoni possono ancora insegnarci qualcosa per abitare veramente il cambiamento. È tutto, ora dopo la sigla spazio alle previsioni del tempo in collaborazione con il nostro partner TB Meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Questo programma è offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 59 97. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, molte nubi con deboli piogge. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. In serata, in pianura, molte nubi con deboli piogge. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.